Buonasera, è arrivato l'autunno e quindi ho deciso di fare una bella torta di mele. Vediamo cosa ci occorre. Abbiamo già pulito e tagliato 400 g di mele, mele golden, vanno benissimo. Poi abbiamo 300 g di zucchero semolato, 400 di farina. Ciao Ralph! Useremo 4 uova grandi, un limone, scorza e buccia, 150 g di acqua e 120 g di olio di semi. Una bussina di lievito, un po' di vanillina e il limone. Quindi prendiamo le nostre uova. Ciao Luciano! Ciao Steve! Ecco qua, rompiamo le nostre uova. Semplicemente, uno e due, tre e quattro. Quattro belle uova, quelle grandi, eh? Perfetto. Possiamo togliere queste. Ci aggiungiamo lo zucchero. Ciao Pietro. Ciao Bill. Buonasera a tutti. Ecco qua. Decidiamo la vanillina. Ciao Salvatore. Ecco qua. Poi faremo anche altre ricettine stasera, tutto in diretta. Mettiamo la scorza del limone che darà un buon profumo. Ciao Giulio. Aspettate ragazzi, mi metto gli occhiali, se no non vedo, così riesco a leggere. Oh, adesso va meglio. Allora, Luciano, ciao, Salvatore, Giulio, torta di mele. Davvero, magari mi vuoi sposare? Non si può. Ecco qua. Aggiungiamo la scorza di un bel limone. Questi sono i limoni di Siracusa, i nostri bei limoni profumati. Ciao Graziella! Ecco qua. Abbiamo grattugiato la scorza. Lo spremiamo. Eccoci qui. Voilà. Fatto. E ci mettiamo anche il nostro succo di limone. Aggiungiamo l'acqua. A questo punto prendiamo la farina. Sì, sono impegnata e sono stata sposata. Ecco qua. La setacciamo. Così. La farina e setacciamo anche il nostro lievito. Ciao Daniela, grazie. Ecco qua. Prendiamo il lievito. Ciao Spartaco.
Grazie, molto gentile. Ecco qua. Abbiamo setacciato anche il lievito. Inforneremo a 170 gradi per 3-4 ore circa. Poi controllate sempre, mi raccomando, eh? Ogni forno poi è diverso. Ecco, abbiamo qua la nostra teglia. Utilizziamo la carta da forno che ci agevola molto nel nostro lavoro. Ecco qui, e la versiamo sulla nostra placca, la nostra teglia. Ci aiutiamo con delle capentole. Ecco fatto. O tarocco, o non so, qualcun altro, forse lo chiama in qualche altro modo, però questo attrezzino qui. Abbiamo fatto, avete visto? Pochissimi minuti e abbiamo impastato il nostro dolce. Ora si passa alle mele. Si possino, Vila. Ecco qua. Mettiamo le nostre mele. Inseriamo nell'impasto. Poi spolvereremo con un pochino di zucchero e andremo a infornare. Poi più tardi ci vediamo per il risultato. Poi nel frattempo prepariamo qualche altra cosa. Mannaggia, mannaggia. Ecco qua. Mio figlio ne va matto. Mi piace tanto la torta di mele. Ho tante, tante mele, mamma. Dice sempre, volta, adesso è grande. Non hai forno? Allora, la prossima volta vi farò vedere come si utilizza il fornotto che va su fuoco, quello della nonna, per fare il ciambellone. Ok, prendiamo questo, visto fornelletto che va sul fuoco, e vi farò vedere come bel ciambellone che viene. E ci possiamo mettere anche le mele, tranquillamente. Ci vengono dei dolci favolosi. Ecco qua. Abbiamo finito. Adesso ci mettiamo una bella spolveratina di zucchero, così fa la crosticina. Tagliamo la carta da forno in eccesso ed andiamo ad infornare. Poi faremo anche il dolce con le castagne, il castagnaccio, che possono mangiare anche chi non mangia carboidrati. È molto buono, si fa con la farina di castagne. Ecco qua, siamo pronti per il forno. Ci vediamo dopo. Un bacio e un abbraccio a tutti. A dopo. La nostra bella torta. Voilà, è pronta. Non dobbiamo fare altro che
bollente, prenderla e metterla sul nostro vassoio. Eccola qua. Ecco la nostra bella torta. Voilà, pronta. Benissimo. Per la torta abbiamo finito. Buona serata. Ciao.